Benvenuti a questo speciale riforma costituzionale su Liberi TV per affrontare i nodi di merito del referendum e le ragioni del sì. Quest'oggi siamo ospiti dell'onorevole Daniele Toto, deputato nella scorsa legislatura, PDL Futuro e Libertà e attualmente firmatario dell'appello per il sì lanciato dall'ex presidente del Senato Marcello Pera assieme a 35 ex parlamentari di Forza Italia e del PDL. Onorevole Toto, per quali ragioni ha firmato questo appello? Ma credo che sono ragioni insite innanzitutto nel mio percorso storico da un punto di vista politico. Il centrodestra in cui ho militato, Forza Italia e comunque l'area liberale che rappresentava poi appunto un centro alternativo alla sinistra, si è sempre contraddistingua dalla necessità di cambiare la Costituzione, si è sempre contraddistingua dalla necessità di cercare una modernizzazione del Paese che passasse anche attraverso un rinnovamento delle istituzioni. A questo punto è difficile ritrovarsi in una posizione che a mio avviso è di preconcetta chiusura. Sarebbe stato, se mi permette, assurdo il contrario, perché io non avessi firmato un appello di questo tipo che rappresenta un cursus assolutamente coerente con la storia di qualsiasi liberale di Forza Italia, liberale poi successivamente. Proprio il professor Pera, dalle colonne del Tempo, ha chiesto a Silvio Berlusconi e ai liberali italiani di scrollarsi di dosso le incertezze post-Nazareno e quindi schierarsi per il sì. Con quali vantaggi, secondo lei? Ma io credo che il popolo italiano poi è un po' strano, perché noi ci dimentichiamo sempre qualcosa, abbiamo la memoria un po' troppo corta. Dobbiamo ricordarci che la legislatura scorsa è iniziata con un sostanziale quasi pareggio sostanzialmente, nessuno era determinato a essere poi il vincitore assoluto. Ricordiamoci che questa fu chiamata la legislatura delle riforme, lo stesso Napolitano addirittura lo indicò in maniera assolutamente espressa. Credo che noi questo spirito di una legislatura che, visto l'esiguo margine di vantaggio di uno schieramento rispetto all'altro, aveva una sua valenza solo attraverso un ricorso alle riforme, si sia un po' perso questa sorta di spirito che invece aveva caratterizzato l'inizio della legislatura e che era l'architrave, il pilastro sul motivo per il quale questa legislatura avrebbe avuto senso. Ecco, la valutazione che noi dobbiamo fare è un'altra. Noi possiamo permetterci di perdere ancora del tempo? Possiamo immaginare che la 17ª legislatura passi alla storia non già come una legislatura delle riforme, come un patto comunque tra virgolette costituenti, ma come in realtà una legislatura che nulla è stato altro che un litigio di condominio? Io non credo. Il tempo in questo momento storico della nostra Repubblica non ci appartiene. Troppe sono le sfide e troppe sono le sfide che noi abbiamo e che necessitano di un intervento immediato e diretto. Sarebbe un vero peccato, quasi un delitto, perdere una possibilità di questo tipo. Lo spirito del patto del Nazareno era sulle riforme del Paese, a prescindere dalle posizioni politiche di chi era espressione di quel patto. Noi dobbiamo recuperare quello spirito, senza la partigianeria che in questo momento divide i due schieramenti, ma soprattutto quello per il no, sulla base del fatto che non è un referendum pro o contro il governo, è un referendum per cambiare e modernizzare il Paese. Entriamo un attimo nel merito della riforma. Perché con la nuova Costituzione si riuscirà ad avere uno Stato più leggero e soprattutto un Paese più moderno, come sostenete voi del sì? Non vorrei, come dire, rubare il mestiere ai simili costituzionalisti che saranno sicuramente più bravi di me. Io vorrei però dare un dato. Negli ultimi 15 anni, dalla riforma del titolo V della Costituzione operata dall'allora governo Amato, che portò a devolvere in alcuni casi in maniera concorrente, in altri casi in maniera esclusiva, alcune competenze alle regioni, l'Italia negli ultimi 15 anni è cresciuta meno che qualunque altro paese del mondo. E dove? In quali settori? In quei settori oggetto di quella devoluzione, che sono settori di grandissimo rilievo: trasporti, infrastruttura, energia e anche turismo. Negli ultimi 15 anni quindi l'Italia è cresciuta meno degli altri paesi europei in questi settori che sono stati devoluti a una competenza, in alcuni casi concorrente, in altri esclusiva, delle regioni. E ricordiamoci anche un altro fatto e assommiamolo alla premessa che ho fatto. Ogni legge, diciamo ogni 100 leggi di un consiglio regionale, in media 25 vengono impugnate davanti alla Corte Costituzionale da parte dello Stato. E di queste impugnazioni, una su quattro, di queste impugnazioni il 90% delle volte lo Stato ha ragione. Quindi il legislatore regionale sbaglia a fare le leggi. E su quali materie soprattutto? Trasporti, infrastruttura, energia e turismo.
Noi siamo in un paese che è in un cortocircuito che ha determinato il declino della nostra Repubblica su materie che non possono essere demandate a una esclusiva o concorrente competenza regionale. Già solo questo, a mio sommesso avviso e a mia personale opinione, sarebbe sufficiente per votare sì al referendum. Ma c'è di più. La fine di un bicameralismo perfetto che è frutto di una Costituzione nata dopo il fascismo, in cui c'era un esecutivo fortissimo e in cui si decise che il legislatore dovesse esercitare una funzione di controllo maggiore nei confronti del governo. Ecco la motivazione storica di un bicameralismo perfetto che non esiste in nessun altro paese del mondo. Sono passati più di 70 anni da allora, è vero che la storia ha corsi e ricorsi, ma è anche vero che si necessita di tempi che non sono quelli di 70 anni fa. Un bicameralismo perfetto in questo momento storico non ha una ragione di esistere. Questi sono solo due elementi, ma sono due elementi secondo me fondanti, oltre poi a un esecutivo più forte e meno ostaggio di regolamenti burocratici che attualmente sono fuori dal contesto reale. Proprio sull'eliminazione del bicameratismo paritario, sulla cosiddetta navetta parlamentare ammainata, la riforma no, ha un po' fondato il suo vademecum. Come potranno semplificare le procedure parlamentari e soprattutto stimolare, per esempio, le imprese ad essere più presenti e più diciamo, messe nelle condizioni di fare il proprio mestiere? Si parte da un presupposto. Camera e Senato, in teoria lo spirito dei costituenti era quello, perché si prevede comunque un tipo di elezione diversa, hanno o dovrebbero avere realtà differenti. Il Senato comunque, e questa riforma lo completa, dovrebbe essere una camera di compensazione con le regioni, che hanno le difficoltà che ho enunciato prima e che comunque, venendo tolte alcune competenze, devono essere rappresentate comunque per sentire le loro istanze. Quindi il Senato ritorna a una forma originaria di istanza di compensazione, di camera appunto di compensazione con il governo, ma non deve e non può avere gli stessi poteri della Camera. Se una legge dello Stato viene avallata, viene ratificata, viene licenziata dalla Camera dei Deputati, non c'è motivo perché quella stessa legge torni al Senato. Per che cosa? Per una ratifica ulteriore? E se il Senato cambia una virgola? Ricordo la mia esperienza legislativa in 16ª legislatura. Noi la legge sui porti andò e tornò dalla Camera al Senato numerosissime volte per non arrivare a nessuna conclusione. Credo che questo il cittadino dovrebbe immaginare che debba cambiare. Ecco, da questo punto di vista la riforma, al di là di ogni dissertazione di qualsiasi tipo, comunque elimina un doppione. Volendo fare un po' l'avvocato del diavolo, i detrattori della riforma, ricordo, criticano proprio la composizione del nuovo Senato, dicendo che i senatori saranno solo ridotti dagli attuali 315 a 100, con il ruolo ambiguo e ambivalente di sindaci e consiglieri regionali. Diminuendo i costi della politica, dicono i sostenitori del sì, ma i sostenitori del no rispondono che alla fine ci sarà un problema di cronologia della settimana, cioè quando troveranno il tempo i consiglieri regionali e i sindaci per fare anche i senatori. Come replicare? Mi sembra abbastanza singolare che già i sostenitori del no già si preoccupino di quello che sarà il calendario o il cronoprogramma dei lavori della Camera cosiddetta alta. Mi sembrano motivazioni, devo dire, strumentali. C'è un dato di fatto che non possiamo che dire, e potrebbe anche, come dire, collocarsi come una provocazione. Forse il Senato poteva essere abolito del tutto. Sono convinto però che se fosse stato così, se fosse stata questa la scelta, i detrattori del no avrebbero detto: ah, togliamo una camera di garanzia, e quindi non si può dire no per partito preso. Il Senato cambierà, ma non può avere le stesse funzioni della Camera. Il Senato ha la necessità che diventi, proprio perché le regioni saranno spogliate di alcune competenze, giustamente, per i motivi che ho detto prima, il Senato deve diventare quella camera di compensazione, lo ripeto per la terza volta, quel momento di incontro tra le realtà, gli enti locali, le realtà territoriali e Roma. Questo è fondamentale. Poi, se noi pensiamo che il sindaco di una grande città o un consigliere regionale venga a Roma a fare il senatore per divertirsi o per passare il tempo, invece di lavorare a stretto contratto con quello che è la Camera, questo non dipende certo dalla riforma, dall'etica di quelli che noi stessi consideriamo come amministratori.
Gli elettori di centrodestra, in verità, avevano detto sì alla riforma costituzionale del primo governo Berlusconi, era il 1994, e anche alla commissione bicamerale D'Alema del 1997. E ricordiamo che lo stesso centrodestra sostenne la riforma costituzionale che la sinistra poi bocciò con il referendum nel 2006. Le chiedo, ora che la sinistra ha cambiato la sua tradizionale posizione, anche il clima verso questa esperienza referendaria può essere diverso? Dovrebbe essere diverso. Forse c'è stato anche da questo punto di vista un eccesso di personalizzazione di questo referendum ed è stato un errore di chi lo ha fatto. Questo non è un referendum pro o contro il governo, questo è un referendum per cambiare, modernizzare lo Stato. Mi sembra, ripeto quello che ho detto in premessa, mi sentirei molto male da uomo di centrodestra, eletto nel centrodestra. Il centrodestra ha votato preliminarmente questa riforma, credo 7 volte su 8, comunque insomma, ne ha votato diverse volte. Mi sentirei molto male a sostenere il contrario. Noi dobbiamo scrollarci di dosso perché abbiamo una responsabilità che va oltre la partigianeria politica. Noi dobbiamo scrollarci di dosso che questo sia un voto pro o contro il Presidente del Consiglio. Questo è un voto per cambiare e modernizzare il Paese con un base di testo che, diciamolo senza infingimenti, è stato largamente condiviso, perché Forza Italia lo ha condiviso fino a quasi l'ultimo ostacolo, oppure mantenere lo status quo. Vede, io vorrei fare una domanda a coloro i quali si lamentano oggi che la politica non risponde alle esigenze dei cittadini, che non risponde alle necessità, a gente che ha bisogno, la politica lontana, distante, scollata. Tutto vero, forse, ma cosa può fare il cittadino per cambiare? Vuole cambiare davvero? La politica si è riformata, ha cercato una sensazione per trovare una via d'uscita per rispondere maggiormente alle esigenze dei cittadini. E a fronte di tutto ciò, oggi chi si lamenta ha il coraggio di votare no. Mi sembra un discorso troppo miope per poter essere mantenuto, non già solo da coloro i quali hanno una responsabilità politica non indifferente o un calibro culturale diverso, ma anche da coloro il quale ragiona con la pancia. Vuoi cambiare? Sì. Allora vota sì. Un altro elemento significativo della riforma è l'eliminazione del CNEL, è proprio la riforma di cui parlavamo prima, del famoso titolo quinto per le competenze e i conflitti tra Stato e Regioni. Quale sarà il vantaggio immediato secondo lei? Noi non abbiamo una politica industriale in questo Paese da più di 10 anni. Le grandi multinazionali, la grande politica industriale del Paese latita per i motivi che ho detto prima. La politica non è in grado in questo momento di creare, da un punto di vista di base e di tessuto, un consenso tale per cui un investitore venga a farlo in Italia. Se noi pensiamo che chi viene qui ad investire debba avere delle risposte in 2 o 3 comunque materie principali, pensate a quanto possa costare per chi viene qui a investire una logistica sbagliata, quindi è necessario dargli trasporti, infrastrutture. Pensate a quanto possa essere sconveniente venire qui a investire se l'energia si paga molto di più di quanto si paga in altri paesi. Ecco, ritengo che la riduzione, la concentrazione di quelle che sono le materie concorrenti con le regioni e una cabina di regia unica che non vada a mortificare le regioni sia fondamentale per tornare ad avere una politica industriale. Lei mi chiede cosa cambierebbe? Tutto. Cambierebbe tutto. Perché oggi chi viene qui a investire avrebbe un interlocutore unico, non avrebbe un interlocutore spezzettato in 1000 rivoli, avrebbe una capacità di comprendere che può andare a investire per il turismo in Sardegna meglio, mi perdonerà, che in altre realtà, ma deve avere la possibilità di capire che quel tipo di investimento deve essere tutelato con una regia unica. Il turismo in Italia negli ultimi 15 anni ha perso moltissime posizioni. Roma, una città che è la capitale della civiltà, dopo Atene probabilmente, non è la prima città più visitata del mondo, non è la prima città più visitata d'Europa. E chi gestisce il turismo in Italia oggi? Dovrebbe farlo una mano unica, per poter immaginare comunque che ci sono collegamenti facili. Vedete, tutte queste sono soluzioni a problemi che sembrano banali, che non sono affatto, ma che hanno una soluzione unica. Non già un accentramento delle competenze, ma un riordino attraverso un disegno strategico, una visione unica.
Qualche giorno fa l'ambasciatore americano ha destato scalpore, no? Quella frase pronunciata dall'ambasciatore americano a Roma, che diciamo, si chiedeva come potesse evolvere il nostro paese in base al risultato referendario. Ma non crede che altrettanto importante sia che un paese così significativo del patto atlantico e dello scacchiere mondiale sia interessato ai destini amministrativi dell'Italia? Cioè, non è un buon segno che guardano a noi finalmente da oltreoceano? Sorrido perché la domanda, come al solito, oltre che essere ben posta, è molto sottile. In Italia siamo abituati a guardare il dito, non la luna. Noi abbiamo una voce autorevole del nostro storicamente alleato più forte e del paese più importante del mondo, che ci ha indicato una via. C'è stato un bel paio di polemiche su che cosa? Sul fatto che qualcuno si sia permesso di dire qualcosa. E cosa avrebbe dovuto fare? Questo è un momento cruciale della nostra Repubblica. Non stiamo a guardare il fatto che l'ambasciatore sia intervenuto sulla vita pubblica italiana, perché non è vero. Stiamo a guardare invece quello che ha sostenuto, e cioè che ha sostenuto che il paese deve essere modernizzato. Ecco, non guardiamo al dito, guardiamo alla luna. Guardiamo la possibilità che il nostro più importante partner abbia lanciato un grido d'allarme sul fatto che l'Italia è un paese fermo, e lo abbia fatto in maniera così forte. Cosa avrebbe dovuto fare? Non dire, non prendere posizione? Io sono convinto invece che questo dimostri ancora di più che questo è uno di quei momenti in cui c'è la necessità di cambiare il paese per il meglio, e c'è la possibilità di farlo davvero. I greci distinguevano il Kronos dal Kairos. Il Kronos è il tempo che scorre, il Kairos è il tempo delle decisioni definitive, il tempo di Dio, il tempo importante in cui si deve fare la cosa giusta. Il referendum è un momento cruciale della politica italiana, è talmente importante che il nostro più grande alleato storicamente ha deciso di intervenire. Credo che questo sia motivo di riflessione. Nella sua Pescara, il prossimo 21 novembre, ci sarà un evento dedicato al voto, sia al referendum, da lei gestito, da lei stimolato, con la presenza tra l'altro del senatore Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Esteri del Senato. Come pesare, ecco, la diversa posizione che i centristi hanno assunto sul referendum? Ci sono i centristi per il sì e i centristi per il no? Questo mi risulta un po' difficile da declinare. Diciamo che io la vedo così: ci sono i modernizzatori e forse coloro i quali sono invece abituati a mantenere una posizione che deriva da posizione di potere ormai logore. Il presidente Casini verrà in Abruzzo nell'ambito di un giro che stanno facendo un po' tutti i leader, che sta facendo anche lui, ma ci verrà, secondo me, con l'umiltà e lo spirito di colui il quale viene a spiegare e a declinare le ragioni di un voto. E questo secondo me è molto importante. È importante perché la gente deve avere la possibilità di avere un dibattito chiaro, calmo, all'interno di una cornice che sia una cornice non gridata, ma una cornice di vera riflessione. La politica credo non debba più essere quella gridata o masticata così velocemente e poi sputata in pasto al pubblico. La politica è qualcosa di complesso. La presenza del presidente Casini declinerà un messaggio, non dico aderente alla verità, perché comunque non potrei permettermi di dire una cosa del genere, ma comunque più complesso di quanto siamo abituati. Noi credo che dobbiamo tornare a un messaggio di difficoltà della politica, ma perché la politica può cambiare la vita dei cittadini. È difficile da spiegare semplicemente. Sono contento che il presidente Casini venga in Abruzzo, sono convinto che l'Abruzzo lo accoglierà, al di là di ogni ipotesi, come dire, di ideologia politica, lo accoglierà come qualcuno che viene a spiegare le ragioni di una motivazione. Credo che sia importante come ci sono altre persone che stanno andando in giro a spiegare le ragioni del no. Un elettorato consapevole e maturo è più importante in questo momento di un elettorato di pancia, perché se l'elettorato è consapevole e maturo, sono convinto che non potrà che decidere per cambiare questo paese, per modernizzarlo. Un'ultima domanda, onorevole. Qualche settimana fa, intervenendo ad un evento a Matera, Stefano Parisi, l'uomo nuovo dei liberali di Forza Italia, ebbe a dire che se dovesse vincere il no al referendum, Renzi non dovrebbe dimettersi, ma semplicemente, come molti altri sussurrano, tornare dal Capo dello Stato e valutare una nuova eventuale maggioranza e quindi un nuovo governo. Secondo lei, se dovesse vincere il no, cosa accadrebbe all'attuale governo e cosa accadrebbe allo scacchiere politico italiano? Mi permetterà una premessa. Io non metto il mio voto né il voto di qualunque altra persona che è pari al mio sulla base di quello che dovrebbe fare il Presidente della Repubblica, sia voto sia voto no. Il voto su una riforma costituzionale prescinde la valutazione su un governo. Questo credo che sia e dovrebbe essere pacifico. Se poi mi chiede per accademia cosa potrebbe capitare, credo che questo lo sappiano solo il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica.
però faccio un gioco con lei, mi permetto un azzardo. Non cambierà niente, perché il Presidente del Consiglio ha, in tempi forse un po' oltre illecito, però ha detto che questo voto non coinvolgerà il governo. E se anche ciò dovesse essere, cioè se dovesse presentarsi dimissionario davanti al Presidente della Repubblica, sono convinto, per i meccanismi parlamentari, che il Presidente della Repubblica gli ridarrebbe un incarico. Quindi, ripeto, questo non è un referendum pro o contro Renzi. E chi pensa che votando no manderà Renzi a casa prende un abbaglio clamoroso. Ma lo fa in malafede. Non si vota un cambio della Costituzione per fare un dispetto a qualcuno. La Costituzione è la nostra casa. Si cambia per una matura consapevolezza che questo Paese deve cambiare. Bene, termina qui questa puntata di speciale referendum. Oggi siamo stati ospiti dell'onorevole Daniele Toto, deputato del PDL FLI nella passata legislatura. Appuntamento alla prossima puntata.